E ben ritornati ragazzi alla parte numero 5 di Pokémon Rubino. Ok ragazzi, in questa parte qua andremo a sistemare questi, insomma, karateka che abitano questa palestra. E partiamo subito col primo. Che ne dite? Io direi che è un'ottima idea. Allora, primo Wingull, che come vedete l'ho allenato un pochino insieme a Nuzleaf anche e anche con Basken. E vabbè, partiamo, dai. Ok. Allora, la prima è una Combat Girl e ha un Meditate al 14. Va bene. Allora, meno male, ci voleva proprio un allenamento, perché se no sarei finito proprio male. Allora, dai. Olè. Perfetto, guarda. Guarda. Eh sì, piccolo Wingull cresce. Prima andata. Secondo. Eccolo qui. La potenza è giustizia. Se lo dice lui, vabbè. Se lo dice lui, va bene. Allora, attacco d'ala. Forza, forza. Comunque ragazzi, non capisco perché Meditite non mi ha fatto attacchi di tipo lotta. Dopotutto questa è una palestra dove si lotta nel vero senso della parola. Forse non con i pugni, però insomma il concetto era quello. Ok. Secondo andato, sconfitto insomma. E l'altra... l'altra mi sa che finisce uguale. Come gli altri due, vero? Mi sa proprio di sì. Ok. Allora. Vabbè, adesso inizia a proteggersi. Giustamente, deve farmi sclerare. Dai però, finiamola qui che non ho voglia. Pazienza. Seriamente? Sei in fin di vita e mi fai pazienza? Che mosse idiote che fate, però. Cioè, lui è in fin di vita e uso pazienza. Vabbè. Oh, contento lui. Vuole morire male. Io lo farei all'inizio. Adesso sarebbe dovuto... Sarebbe stato più conveniente, insomma. Vabbè. Ripeto, ognuno può fare quel che vuole nella vita, però... Magari non è molto consigliabile. Allora, adesso manderei con Basken. Sì, dai. Cambiamo, dai. Ora che è salito di livello, tanto anche se gli faccio fare quest'ultimo matchup, Wingull non può mica salire di livello. E niente, mi sa che, caro con Basken, ti metto al primo posto quando è ora di confrontare il nostro amico Rudy. Ok. Bene. Mettiamolo allora adesso al primo posto. Allora. Poi, se c'è qualcosa che posso fare per aiutare Wingull, tipo il dono bacca arancia, magari. Eccolo qua. Gli do una pozione pure, perché poi c'è Makuhita dopo il suo matchup. Ok. Il primo dovrebbe essere un matchup comunque, eh? Sì, sì, vero, vero, vero. No! Stupide notifiche che devono comparire sempre. Ma fatevi i cazzi vostri, oh! Dai, costi annunci, ragazzi, oh! Proprio mentre sono in diretta devono mettermi le notifiche a tutto schermo. Niente, vabbè, non posso impedire che me lo, insomma, facciano vedere l'avviso. Ma comunque, noi dovevamo bruciacchiare un matchup, vero? Aio. Però mi ha sistemato lui, invece. Senti, matchup,
Non farmele girare ste palle, ok? No, niente, mi sa che non ci siamo capiti, eh. Allora, tempo che faccio super suono adesso, lui fallirà 3000 volte, quindi andrei di pistola acqua, che è speciale. Sì, madonna, quanto vuoi boostarti attacco e difesa, dai, scusa, eh. Appunto. Ho provato, ma fallendo miseramente. Ok. Però io non mi arrendo, deve esserci ole. Una volta che non vada a fallire la mossa. Ok. Ok, un corno della serie. Ma non potevo salvare prima di affrontarlo. Non potevo salvare io? No, perché sono tontolone. Perché sono un coglione. Però tu lo sai di più perché ti sei, insomma, colpito da solo. Bravo, grazie mille, ok? Salutami tutti, allora. Adesso questo panzone direi di indebolirlo, però, andando a utilizzare semitraglia del nostro caro Nuzleaf. Perché questo qua, ragazzi, ha grasso spesso, che lo protegge un po' di più dagli attacchi di tipo o erba, no scusate, o di tipo fuoco o di tipo ghiaccio. Un po' come, insomma, la natura dei trichechi. Vabbè. Allora, adesso vediamolo un po' quanti colpi subirà. Un bel po', dai. Spero solo di non vanificare questo sforzo che ho fatto. O che non lo vanifichi lui dandogli super pozioni. Sopravvivi, ti prego. Grazie mille. Mi ha sentito e ha voluto sopravvivere, allora. Bravo. Bravo, Nuzleaf. Resisti anche se sei debole al tipo lotta. Se ho culo adesso, Wingull sistemerà tutto, una volta per sempre. Questa volta non hanno fatto gran fisico neanche una volta, quindi va benissimo per me. Ma ti prego, ammazzalo. Grandissimo. Livello 19 adesso? No. Manco esserci vicini. No. È contrario a fare il 19. Babbie. O forse Makuhita che da poca esperienza, boh. Ad ogni modo, medaglia e pugno nelle nostre tasche. E voilà. Ok, ne abbiamo due adesso di medaglie. Inoltre, l'MT8, gran fisico. Ma va? Cioè, l'ha usata 3000 volte e poi ci spiega anche come funziona. Cioè, a naso uno l'avrebbe già capito. Non ti pare, mio caro Rudy? Non ti pare che l'ho già capito io? No, non gli pare. Vabbè. Allora. Vediamo un po', vediamo un po'. Adesso direi di andare qui. Esatto. Dovremmo prendere flash, però per me, come posso dire, non cambierebbe niente. E vabbè, prendiamo lo stesso, va bene? To. Così almeno te non te ne fai niente. Avrai Geodude de Machop. Io non me ne faccio niente neanche io, però a differenza tua non devo cazzeggiare, ma devo recapitare, insomma, una lettera a un certo Rocco che sta proprio di là, al di là di questi gradini. Ok. Allora, vediamo di raggiungerlo, perché se no, ora che riceve la lettera si fa la notte. E noi non vogliamo riceverla, farla ricevere, insomma, recapitarla alla notte. Allora, vabbè. A parte termini che mi sfuggono, però va bene. Repellente, mettiamocelo perché, insomma, non voglio rotture da parte di nessuno. Ok, però la pietra stante magari la voglio di più. Anche se non devo fare breeding, ovvero non devo fare nascite, non devo creare uova.
per tipo, non so, da un Sudowoodoo fare un Bonsly, per dire. Va bene così, me la tengo lo stesso, tanto me la terrò come collezione, anzi la regalo a Rocco, che adora le pietre lui, non è vero? E infatti ti chiami Rocco Petri di cognome. Ok, c'è tutta la lettera, ci dà però in cambio all'acciaio per il disturbo. Ok, ma a me non serve perché Wingull è solo un sostituto per adesso. E vabbè, ma io speravo che non mi rompeste adesso. Vabbè, io scappo. Non c'è problema, io scapperò. Semplicemente io scapperò, ok? Vabbè, ma dai. Vabbè, ci mancava Zubat. Mi sembra chiaro. Se non c'è Zubat non ci divertiamo, vero? Yeah. Senti, però, anche te. Cerchiamo di centrare questa maledetta porta. Allora, se il ceppo è vero... Verissimo. Eh sì. Ok. Percorso 107, 108, 109. E arriviamo alla spiaggia. Alla playa. Allora, dobbiamo fare visita al capitano Remo nella prossima parte, però. Eh già. No, non voglio lottare per adesso. Scusatemi, però. Insomma, no, grazie. Ma voglio fare un'altra cosuccia, che non è neanche questa. Mi voglio dirigere qua perché voglio prendere un membro del team, che sarebbe, vediamo se lo prendo, cioè se lo trovo. Allora, non è lui. Vediamo se arriva. Ok, eccolo qua. Electric. L'ho preso anche in smeraldo, ragazzi, ma che volete mai? È il migliore di tipo elettro, quindi perché no? Se no, se ci fosse Jolteon prenderei anche lui, ma Eevee qua non te lo regala nessuno. Eh no, pazienza allora. Mi accontenterò di Electric. Ok? Bene. E allora prendiamocelo. Ed ecco qua il terzo membro ufficiale. Bene, bene. Vediamo un po' la natura e anche l'abilità, perché può variare in questo caso. Gentile e ha statico come natura. Beh dai, statico è buona. Mi sarebbe dispiaciuto avere parafulmine, che non serve a niente tranne che nelle lotte in doppio. Eh sì. Comunque dai, ottima, ottima cattura, insomma. Più che altro la fortuna mi ha aiutato molto, dai. Non era difficile catturare, va. Più che altro quello fu il punto. E adesso, caro mio, mi sa che ti dovrò allenare fino al livello 15. Sì, dai, faremo fino al livello 15. Allora, ragazzi, io lo metto in prima linea, Electric. Per la prossima parte sarà allenato a livello 15 e niente, adesso esploriamo un po' questo porto sedicepoli, perché se no, che sono venuto a fa? Ok, questa valuta forse la felicità? Non saprei, però so che non c'è niente per noi qua, al fan club di sedicepoli, vabbè. Mercato... No, niente, va bene. Ok, come non detto. Vabbè, vuole solo parlare. Energivendolo. Madonna, no, 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 no. Guarda, le vitamine non le voglio. Non sto evessando. Bambola azzurri, il Merry Schitty. No, sono un bambino. Non è che mi interessa per la mia età, insomma, andare a decorare bambole, eccetera, eccetera. Ma comunque, vabbè. Allora, poi dove posso andare ancora? Questo vorrei farlo in un'altra parte, però mi sa tanto che se non lo faccio invece la parte diventerà troppo corta. Vabbè, sapete cosa? Mi vado a
fare un giretto qui all'Arena delle Virtù. Allora, salve ragazzi. Ah, gare? Eh sì, mi sembra che è una gara questa, vero? Vabbè, lei ci vuole incitare a fare qualche gara, però purtroppo ce n'è già una in corso. Strano che il giudice non mi ha cacciato via, però va bene. Sarò speciale, che ne so io. Questo marinaio ci dà l'MT41. Beh, grazie. Allora, sì, attaccalite è molto buona, specialmente se usata in combinazione con provocazione. Ecco, farete incazzare a bestia il vostro avversario in online oppure che sia comandato dalla CPU, insomma. Ad ogni modo, stavo per dire. Adesso non so che altro fare. Mi sa che rimarrò qua, ragazzi, io in questa spiaggia. E mi fermo qui, insomma. Vediamo un po' l'ora, ma credo che sia prestino. Infatti, ci sono solo 16 minuti, adesso potrei anche proseguire. Il problema, ragazzi, è che dovrei allenare Electrike, ma se lo faccio in diretta poi non è più piacevole la cosa. E non so che fare per allungare la parte. Non ho saltato niente, quindi mi dispiazza, però non so che posso fare. Io vorrei allenarti in un secondo momento e non so, vabbè. Anzi, sapete cosa, ragazzi? Vabbè, facciamo adesso il museo oceanografico e niente, vabbè. Vedo che proprio non si può, insomma, rimandare, perché se no io devo stare sotto i 20 minuti. L'ho già fatto nella scorsa parte e allora mi sono detto, vabbè, guarda, faccio adesso e piuttosto che farlo troppo corto, vabbè, farò qualcosina in più, giusto per animare un po' di più la parte. Se no, pare che cazzeggiamo e basta ogni volta che pubblico qualcosa. Anzi no, ho avuto un'idea geniale, guardate. Si deve allenare Electrike, giusto? Allora faccio come quando c'era Sidot un paio di parti fa. Mettiamo Electrike davanti. Ecco, lasciamocelo. E poi Wingull al posto di Electrike sistemerà i Numel. Perché sì, questi qua avranno dei Numel adesso, dei veri tipi fuoco. Ok, eccoli qua. Prima recluta. Fatti avanti. Vieni qua, amico. Dai che ti sfondiamo il culo, va? Al tuo Numel. Anzi, gli sfondo la gobba. Il sedere non ce l'ha proprio. Vabbè, comunque. Allora, pistola acqua dovrebbe essere già morto. Cioè, vabbè, un misero getto d'acqua, però siccome lui è di tipo fuoco-terra, significa un danno considerevole, ecco. Eh sì, ragazzi, Numel avrà soltanto due debolezze, alla terra stessa e all'acqua, però è fortunato, insomma, per essere, insomma, anche mega evoluto come Camerupt nella sesta generazione, è molto fortunato perché, insomma, non è da tutti avere solo due debolezze. Molti Pokémon ne hanno più di tre, però in linea di massa, Poi vabbè. Allora, nel frattempo io sto provando a... vabbè, ma ciao. La paralisi non serve a niente. Continuo ad attaccare lo stesso. Allora dimmi cosa ha servito. Vabbè, proviamo a fare due gridi di lotta e fare azione a tutto spiano. Ma guardalo, guardalo! Cioè, non dà segni di impedimento, anzi. Cioè, pare più sculato adesso che ha la paralisi. E meno male, sai, pensavo che la paralisi non servisse più di questi tempi. Cioè, veramente, ragazzi, oh. Anche lo scorso giorno stavo provando a catturare Dialga su Platino, tipo,
E ho detto, ma guarda, cioè paralizzato o no, tanto è più facile a questo punto da non paralizzato. Ma guarda! Cioè, vabbè, potevo curarlo, ragazzi, però mi volevo anche tenere un po' di scorta, eh? Vabbè, vaffanculo, Team Magma, allora. Tutte le fortune del mondo le avete voi. Scusatemi, ragazzi, ma quando ci vuole, ci vuole. Cioè, non si può avere tutto sto culo, dai! Cos'è? Io, quando sono paralizzato, non attacco mai, vabbè. Cioè, è assurdo, dai! Vabbè. Come sempre, la fortuna sorride solo ai buoni... ai cattivi. Ai cattivi. E i buoni ci rimettono sempre, stavo per dire. Vabbè, comunque... sta arrivando il capo, esatto. Questo è il capo, attenzione. Max, il capo, esatto. Ok. Sì, vabbè. Sì. Piano magnifico, certamente. Espandere la terraferma, ragazzi. Ma sarò io che non capisco, però mi pare che tutti stiano bene così come stanno adesso, non so. Ok, il capitano Remono è confuso più di me. Infatti, che c'è da capire, mi chiedo io. Siete dei ferrebutti come il Team Galassia, il Team Acqua, il Team... Plasma, il Team Flare. Vabbè. Non dico il Team Skull perché, ragazzi, il Team Skull è soltanto una banda di bulli per quello che mi riguarda. Al massimo gangster, ecco. Non è che siano veramente malvagi. Alla fin fine. E niente, va bene. Direi che per questa parte adesso sì che è veramente tutto. Se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, commentatelo, iscrivetevi al mio canale. E ci vediamo ovviamente nella parte numero 6.